Allora, dicevo, condivido moltissimo le cose che sono state dette fino a questo momento, quindi cerco di essere al massimo sintetico e parto dalla questione posta da Zariti. Noi non dobbiamo essere, credo, avendo fatto una battaglia per la democrazia costituzionale, ma io credo che in Italia ci sia bisogno anche di una battaglia per l'ecologia della politica, perché c'è troppa politica politicante e non ci possiamo poi lamentare che la gente sceglie strade populiste. La furbizia ha ucciso, a mio parere, la sinistra e anche la democrazia in Italia. Quindi appartengo a un partito che proponeva 15-20 anni fa il sistema tedesco e lo propongo anche adesso, e sono d'accordo che non è certo a mio favore. Perché se questo però significa, e su questo io invito non essere furbi, perché la furbizia l'ho sempre ritenuta una virtù dei paesi che funzionano male, ma essere astuti come colombe, come diceva un tale. E cioè non vorrei che il 5% del sistema tedesco serva solo a sdoganare, e su questo invito a essere, a sdoganare soltanto il fatto che si può alzare la soglia di sbarramento, lasciando però il premio. Quindi il problema principale è che, a mio parere, siamo stati tutti un po' timidi rispetto al Movimento 5 Stelle e all'uscita di questo giovane, non bastava Renzi, non bastava Salvini, adesso c'è anche Di Maio. La loro uscita di abbassamento del premio e innalzamento dello sbarramento, a mio parere, è antidemocratica e pericolosa quanto tutte le altre ipotesi e proposte che abbiamo contrastato quindi fino a questo momento. Quindi, come diceva Loredana De Petris, io lo condivido, anche se osservo, proprio perché io non penso che dopo 25 anni di anti-berlusconismo che hanno distrutto, ripeto, democrazia e sinistra in Italia, perché la competizione è stata chi era più furbo, a chi era più senza principi, a chi era più capace di vincere mettendo insieme tutto il contrario di tutto. Io vi ricordo che nelle regioni i cittadini sono da anni abituati a leggi regionali liberticide, con sbarramento alto, con premio di maggioranza che scatta senza alcuna soglia, cioè ci sono stati fatti danni politici e culturali in questo paese di lungo periodo in nome del bene contro il nemico, il male assoluto, che io eviterei. Quindi terrei una linea invece di ecologia della politica, cioè che si sostenga ciò che si ritiene giusto per far funzionare correttamente una moderna democrazia che possibilmente cerchi di tenere il popolo il più vicino possibile alle istituzioni e non lontano da un palazzo blindato da elite che rispondono a poteri economici antidemocratici. Allora, da questo punto di vista, se rimane la soglia di se rimane il premio sia 35-40, quello che gli pare, la battaglia, a mio parere, culturale e politica è quella contro le soglie di sbarramento, perché da parte delle forze maggioritarie in Parlamento c'è una cosa che si chiama un accordo di oligopolio, cioè vinco io, vinci tu, un po' come è stato il bipolarismo tra centrodestra e centrosinistra, in cui in alcune occasioni in passato si è preferito perdere pur di salvare il bipolarismo, come recitava un grande predecessore di Renzi, Walter Veltroni. Non dimentichiamocele queste stagioni nefaste della nostra storia recente. Allora facciamo una battaglia che sia di principio e che la gente possa comprendere come ha compreso la battaglia referendaria. E quindi, se rimane in campo ipotesi di premio, io credo che bisogna fare la battaglia in maniera netta contro il fatto stesso che ci siano degli sbarramenti e cercando di mantenerli bassi. Io ripeto, senza nessuna logica di convenienza di partito, lo dico tanto per come siamo messi, anche il 3% è un'impresa titanica, anche se io penso modestamente che se in Italia la sinistra facesse un po' più la sinistra e desse alle persone la sensazione che non è fatta dalla variante meno dotata di furbizia dei furbi, forse anche i 3% e 5% diventerebbero poi non insormontabili, ma non è il compito di questo incontro oggi. Penso che, quindi, ripeto, da questo punto di vista sia vitale non aprire nessuno spiraglio rispetto a anche logiche che sono diventate dominanti nel dibattito pubblico e nella comunicazione, che il buon senso ci porta al giusto mezzo tra l'8 del Senato e il 3 della Camera e via discorrendo. È una trappola a cui ci dobbiamo, a mio parere,
sottrarre. Faccio presente che l'otto del Senato è una cosa talmente turca rispetto alla quale sarebbe sì il sottoscritto di opinioni politiche piuttosto radicali, ma e anche crede che sia importante la distinzione, un po', cioè dire delle cose che abbiano un senso, avere, mettersi insieme con chi la pensa almeno sui fondamentali alla stessa maniera, per esempio che sia proporzionalista e altre cose. Però dico che se c'è uno sbarramento all'8%, io penso che tutti i difensori della democrazia in Italia, comunque collocati, debbano pensare una lista per la democrazia, come hanno fatto i nostri compagni curdi, costituendo una formazione, l'HDP, in cui ci hanno messo di tutto, ma soltanto per fare una battaglia contro il regime di Erdogan, perché partiti che ci lasciassero al Senato quella soglia di sbarramento sarebbero dei nemici della democrazia, che vanno combattuti in quanto tali con una campagna aperta. Ultima considerazione. Condividendo le cose dette, io credo che sia fondamentale che manteniamo, parlo del fronte che ha condotto la battaglia per il sacrosanto no referendario, che ci si tenga fuori, ovviamente poi le singole forze politiche fanno i loro ragionamenti, non riguardano l'insieme del fronte, da dibattiti su temi che sono più distanti da una trasparente battaglia che sia la prosecuzione di quella che abbiamo fatto sulla Costituzione, cioè il dibattito se il premio debba essere di coalizione o di singola lista, cioè è una cosa che a mio parere, ovviamente noi abbiamo delle opinioni diverse da chi sostiene il premio, non ci appassiona questo tipo di dibattito, credo che difficilmente appassioni anche la maggioranza degli italiani. Invece, a mio parere, come già abbiamo fatto nella campagna referendaria, in cui vi ricordo, dalla parte di Renzi c'erano 25 anni di fesserie raccontate da centrodestra e centrosinistra, perché sono 25, forse 30 anni che si racconta che vai a votare, che prima di tutto sarebbe una cosa positiva andare a votare e scegliere il giorno del voto chi viene eletto e va a governare, e tutte le altre non ben di lungo. Ora, io credo che il popolo italiano ha dimostrato che dentro la crisi il senso comune può modificarsi. E di dubbi rispetto a tutto questo mantra che ci è stato recitato nell'ultimo trentennio cominciano a serpeggiare. Allora, credo che una battaglia trasparente che faccia presente che le logiche maggioritarie, anche se con sistemi diversi da quelli di cui parliamo qui, però insomma, di riffa o di raffa, dalla Brexit a Trump, magari domenica ci giochiamo anche la Le Pen, eccetera eccetera, quando noi abbiamo i paesi che ci vengono citati come esempio continuamente, e che sono anche nella percezione di qualsiasi persona sensata, quelli economicamente e socialmente più avanzati di Europa, che comunque hanno progredito attraverso sistemi proporzionali in cui la sera delle elezioni non si è scelto il governo e non si sa neanche lontanamente chi ha vinto, non c'è giovane italiano che non preferisca l'Olanda a Trump, non c'è giovane italiano che non preferisca i paesi scandinavi o che non preferisca la Germania. Devo dire che fortunatamente credo che anche nelle altre fasce d'età questa percezione sia diffusa, e quindi non diamoci per spacciati. Credo che la cosa più pericolosa sarebbe invece giocare al gioco degli altri, entrare in dibattiti che non riguardano una trasparente battaglia per la democrazia in questo paese. Quello sarebbe sì davvero pericoloso, perché un profilo che può essere chiaro, netto e comprensibile, cioè quello di dare la possibilità a gente di scegliersi chi la rappresenta, e da questo punto di vista quanto veniva detto sui capilista bloccati è un punto di forza per noi, perché come ci siamo accorti in qualsiasi banchetto e iniziativa che dicano che le preferenze sono la causa della corruzione eccetera, dato che la corruzione c'è stata anche senza preferenze, la gente preferisce almeno scegliersi da quale corrotto essere governata, e quindi la battaglia sui capilista ci consente di essere popolari e di arrivare, e in secondo luogo anche l'idea che chi oggi è momentaneamente forte voglia chiudersi la possibilità di avere nuove forze in campo, in cui in un momento in cui in tutta Europa le cose cambiano molto velocemente, credo che possa avere la sua popolarità, perché le tre principali forze maggioritarie in questo paese sono tutte quante oramai forze che non entusiasmano nessuno, ma che ognuno potrebbe votare perché le considera meno peggio delle altre, e quindi ridare l'idea che si possa scegliere qualcuno che voti perché la pensa come te, non penso che possa essere assai più popolare di quanto noi ci aspettiamo.
Maurizio.